tutto pronto qui al Marconi, si affronteranno il Podegora contro lo Sporting Giovane Risorse per questo derby montino. E qui come il mister dell'Accademia Sport, Domenico Galanzariti, per un suo commento tecnico. Parte subito lo Sporting con Gaido. Ancora non ci sono state azioni vere e proprie, azioni da gol. Attenzione, Piovesan, e c'è il gol, la sblocca lui Matteo Piovesan, 1-0 Podegora. Tutto bene, vediamo Bagoli, palla al piede, Bagoli si imbola sulla fascia, salta due avversari, Bagoli mette dentro per Piovesan e c'è il 2-0. Doppietta di Piovesan su una grandissima giocata di Domenico Bagoli. Parte il fischio dell'arbitro, Gaido, e c'è il gol. E c'è il gol, accorcia le distanze, Raffaele Gaido. Attenzione Cristofoli. Molto bene per Caporossi, e c'è il palo. Ancora Giuffa e va via molto bene in fascia. Serve Bagoli. Bagoli va al tiro con il destro, di poco a lato. Molto bene Coronato, intercetta palla, calcio di sinistro. C'è Rango, scarico intelligentissimo per Giuffa. Cristofoli, e c'è il grandissimo gol di Cristofoli. Parte Gaido e c'è la deviazione di Iannella. Attenzione Gaido, ruba subito pallone sanguinoso Iannella, che forse perde il tempo su Ciarla. Attenzione a questo Sporting Maidomo. Attenzione Martufi, e c'è il miracolo di Ciarla. Attenzione Gaido, perde palla con Ciuffa, c'è un miracolo di Dirazza. Vediamo mister Paluzzi, chiama lo schema da fuori per far calciare Pardo, libero con il suo mancino, e rimette le cose a posto il capitano Cristian Pardo. Sì, sta spingendo lo Sporting. Adesso però il Podegora commenta un po' i giri, e Dirazza in questo caso anche un po' fortunato. Vorrebbe ribaltare l'esito del rincontro proprio con questa azione. Siamo pronti a vedere. E c'è il gol, proprio come nel primo tempo. Attenzione, ottima palla di Pinna per Cristofoli. Palla per Ciuffa, che si libera al tiro, e c'è il pareggio. Bellissima giocata del Podegora. Però intanto comunque ci sono tanti altri giocatori di qualità in campo. Attenzione, è un errore difensivo del Podegora. E intanto l'anticipo di Gaido, che se ne va. Bellissima azione di Gaido, e la va a chiudere proprio lui. È tutto pronto, attenzione a Cristofoli. Palla dentro per Piovesan, e proprio lui, l'avevamo chiamato. Attenzione Piovesan, palla per Cristofoli che salta giù, che salta di razza. E ci aspettano tante altre giocate. Bagoli, gran giocata di Bagoli. Attenzione Piovesan a cercare Cristofoli, che tenta la rovesciata. Signore e signori, arriva qui il triplice fischio, e un punto per uno non fa male a nessuno.